Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di rose, burro e marmellata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono la scorza di un limone, farina 00, latte, zucchero, lievito di birra fresco, tuorli, olio, sale, burro e marmellata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone. E una parte della farina, circa 2 cucchiai. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo il latte, 20 grammi di zucchero, il lievito, i tuorli, l'olio, il resto della farina, un pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità spiga. Riuniamo l'impasto, è pronto. Trasferiamolo su una spianatoia e posizioniamolo su un foglio di carta da forno. Adesso stendiamo l'impasto formando un rettangolo sottile. Adesso andiamo a preparare la crema al burro. Senza lavare il boccale, versiamo all'interno il burro. Il resto dello zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 3. Adesso prendiamo la crema al burro e la posizioniamo sopra l'impasto che abbiamo steso. Adesso stendiamo la crema al burro sull'impasto. Adesso mettiamo la marmellata sopra la crema al burro. E man mano iniziamo a stendere. Adesso arrotoleremo l'impasto su se stesso formando un cilindro. Lo arrotoliamo dal lato più lungo. Adesso tagliamo dei tocchetti di circa 4 cm e li posizioneremo nella teglia. Adesso lasciamolo lievitare per un'ora, coprendolo con un foglio di pellicola trasparente o con un canovaccio.
Trascorso un'ora, rimuoviamo la pellicola trasparente e adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di rose, burro e marmellata. Grazie e alla prossima ricetta!